Io credo che gli amici, e tu lo sei stato veramente per tutti noi, anche per me, con passione, fino in fondo, con tanta lealtà, si devono chiedere dei favori. E io ne ho due. Continua a vigilare su Cristina, su Aurora, sulla mamma, sulla zia, su Franca, su tuo fratello Stefano, su tuo nipote Scarla, su tutti i parenti e gli amici, e anche su di noi. Ci sentiamo più soli e abbiamo bisogno di questo. E so che lo farai, e lo farai con quel sorriso pieno di simpatia, alzando il pollice come facevi tu, per assicurarci e per dirci che tutto continua e che tutto va per il meglio, perché tu sei così. Pronto sempre ad iniziare un gioco di magia per allontanare la tristezza e per strappare una risata di stupore. Non te l'ho mai detto, forse l'hai capito, che a me piace tanto quel gioco in cui tu raccogli le luci rosse nascoste nel corpo di una persona. E mi ricordo quante volte l'hai fatto sui bambini, quando interpretavi in maniera splendida la figura di Babbo Natale. Dai un abbraccione, anche da parte nostra, a Paolo, a Gianni, a Daniele e a tutti gli altri amici di Arconeri e dell'altra contrada, che sono certo ti accoglieranno facendoti un'enorme festa.